sono dei simboli che per me sono importanti, per esempio non mi importa del tavolo, della sedia, magari della, ma neanche del computer, ma vedere le foto di miei nonni in una semplice cornice di arte povera, voglio dire che lì bruciata e rotta, voglio dire per me è quella la cosa più toccante, persone che fino agli anni 60, dagli inizi del secolo, hanno operato nella pizza, hanno fatto pizza, hanno dato loro il via e hanno anche loro contribuito alla ricchezza diciamo, della nostra specialità nel mondo. Il rogo è divampato poco prima delle 3 ed in poco tempo ha invaso il piano terra della storica pizzeria Sorbillo in via dei Tribunali. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, domando l'incendio dopo 2 ore di lavoro ed evitando così danni peggiori allo stabile antico. Successivamente, la polizia scientifica ha avviato le indagini e dopo un primo sopralluogo sembrerebbe propendere per una causa accidentale, ma è soltanto una prima ipotesi, oltre a quella molto più inquietante della natura dolosa. Ho riconosciuto subito questo evento intimidatorio, come molto grave. Veramente mi auguro il meglio, altrimenti, come già sta succedendo, stanno facendo le dovute indagini in maniera molto minuziosa e quindi siamo anche noi in attesa di sapere l'esito delle indagini da parte della squadra mobile. I danni sono notevoli e il locale, meta di cittadini e turisti da tutto il mondo, per ora non potrà riaprire, ma Sorbillo assicura che in breve tempo ricostruirà tutto come e meglio di prima. Gli attestati di solidarietà, intanto, sono stati subito numerosissimi, anche da parte delle istituzioni. Certo, se dovesse essere un attentato, è un attentato alla Napoli, alla quale vogliamo più bene e siamo convinti che la città saprà rispondere. Se dovesse essere un incidente, comunque ci fa male ovviamente vedere bruciato un pezzo storico di Napoli e quindi in ogni caso c'è la nostra piena mia dell'assessore, ma di tutta l'amministrazione, ne abbiamo parlato stamattina in giunta, abbiamo avuto una giunta straordinaria, c'è tutta la solidarietà di Sorbillo, che lavora qui a creato storicamente questo locale.